spettatori di YouTube e di Facebook, l'Istituto di Cultura Torquato Tasso, come ogni anno, il 17 dicembre, giorno della morte di Margherita Hursenar, da diversi anni organizza un incontro per una commemorazione, per ricordare questa famosissima scrittrice che è stata per ben 2 volte in questo albergo, sia nel 1938, quando ha scritto Colpo di Grazia, ha terminato questo bellissimo libro, e sia nel 1958 che è venuta come ospite per passare un po' di tempo in questa bellissima location. Chiedo scusa dei rumori che ci sono. Allora, anche oggi faremo qualche cosa di interessante. Abbiamo invitato la professoressa Emilia Surmonte, che ha cominciato con noi questo tragitto dalle prime iniziative culturali che l'Istituto ha fatto, perché noi ci teniamo molto a recuperare questi personaggi, questi famosi letterati che sono stati qua ed hanno contribuito ad accrescere la fama del nostro paese, di Sorrento. Tutto questo sempre in un'orbita attorno al Torquato Tasso, che poi nascendo qua ha dato davvero un grosso sviluppo a tutto. Infatti già nel 1600, come ci diceva la professoressa Selmi, cominciano ad arrivare a Sorrento i primi viaggiatori a voler visitare la casa dove era nato Torquato Tasso, che è a pochi metri da qua, proprio a 100 metri da qua. Quindi poi questo era il luogo più visitato e tra l'Hotel Tramontana e l'Hotel Sirene sono arrivate decine e decine di intellettuali, anche francesi. Ricordo che noi abbiamo fatto anche qualcosa su Gide e ancora oggi, grazie sempre ad Emilia che ci ha dato una mano, e ancora oggi non è stato fatto niente per ricordare e mettere una targa per ricordare questa sua presenza all'Hotel Tramontano per ben 2 o 3 volte. Passo ora la parola alla nostra vicepresidente, nonché attrice, Eleonora Di Maio, di Margherita Hursenar, da Memorie di Adriano. Grazie, Eleonora. A Odessos, un mercante tornato da un viaggio di vari anni in quei luoghi, mi donò una pietra verde, quasi diafana, che pare sia considerata sacra in un regno immenso, di cui egli solo aveva costeggiato i confini e di cui quell'individuo, inteso solo a suo profitto, non aveva osservato i costumi né gli dèi. Quella gemma bizzarra fece su me la stessa impressione di una pietra caduta dal cielo, una meteora d'un altro mondo. Conosciamo ancora piuttosto male la configurazione della Terra e non capisco come ci si rassegni a tale ignoranza. Invidio coloro che riusciranno a compiere il giro dei 250.000 stadi greci, calcolati così bene da Eratostene, percorrendo i quali ci si ritroverebbe al punto di partenza. Mi immaginavo nell'atto di prendere la decisione di continuare a camminare davanti a me, sulla pista che ormai sostituiva le nostre strade. Quest'idea mi piaceva, essere solo, senza beni, senza prestigio, senza alcuno dei benefici di una qualsiasi cultura, tra uomini nuovi, nel cuore di mondi vergini. Va da sé che era solo un sogno, il più breve di tutti. Quella libertà che inventavo non esisteva che nella mia fantasia. Presto mi sarei creato di nuovo tutto quello a cui avrei rinunciato. Dappertutto non sarei stato altro che un romano in esilio. Una specie di cordone ombelicale mi legava all'urbe. Forse in quegli anni, al rango di tribuno, mi sentivo legato all'impero più strettamente di quel che non lo sia oggi, da imperatore, per la stessa ragione che le ossa del polso sono meno libere del cervello. Nonostante quel sogno mostruoso, che avrebbe fatto fremere i nostri avi, saggiamente confinati nella loro terra del Lazio, io l'ho fatto e l'averlo avuto solo un istante mi rende diverso da essi per sempre. Qualche pagina più avanti, continuo. È Adriano che parla attraverso le parole di Margherita.
lampe diffuse sul mio secondo soggiorno a Roma, quel sentimento d'euforia che avrei ritrovato più tardi, molto più intenso durante i miei anni felici. Traiano mi aveva dato 2 milioni di sesterzi da elargire al popolo. Erano naturalmente insufficienti, ma ormai amministravo la mia fortuna, piuttosto considerevole, e le preoccupazioni finanziarie non mi angustiavano più. Avevo perduto in gran parte la mia bassa paura di dispiacere. Una cicatrice al mento mi fornì il pretesto per portare la barba corta dei filosofi greci. Nel vestire adottai una semplicità che accentuai all'epoca imperiale. Era passato per me il tempo dei braccialetti e dei profumi. Poco importa che quella sobrietà fosse ancora un atteggiamento. Mi abituavo lentamente alla privazione per se stessa e al contrasto che mi colpì poi tra una collezione di pietre preziose e le mani nude del collezionista. Per parlare ancora dei miei abiti, durante l'anno in cui ebbi la carica di tribuno della plebe, mi capitò un incidente dal quale furono tratti presagi. Un giorno in cui dovevo parlare al pubblico e pioveva a dirotto, perdetti il mantello da pioggia di grossa lana gallica. Costretto a pronunciare il discorso con una toga, nelle cui pieghe l'acqua si raccoglieva come in una grondaia, mi passavo senza posa la mano sulla fronte per scacciare la pioggia che mi riempiva gli occhi. Raffreddarsi a Roma è un privilegio da imperatore, dato che con qualsiasi tempo gli è interdetto di coprirsi eccetto che con la toga. Da quel giorno la rivenditrice dell'angolo e il mercante di cocomeri giurarono sulla mia assunzione al trono. Si parla spesso dei sogni della giovinezza, si dimenticano troppo i suoi calcoli. Sono sogni anch'essi e non meno folli degli altri. Non ero il solo a farne durante quel periodo delle feste romane. Tutto l'esercito si avventava sulle onorificenze. Assunsi con sufficiente buon umore la parte dell'ambizioso, una parte che non ho mai recitata a lungo con convinzione, né senza aver bisogno dei servigi costanti d'un suggeritore. Accettai di adempiere con lo scrupolo più onesto la funzione noiosa di segretario del Senato, seppi rendere tutti i servigi utili. Lo stile laconico dell'imperatore, mirabile al fronte, era insufficiente a Roma. L'imperatrice, i cui gusti letterari si avvicinavano ai miei, lo convinse a lasciare a me il compito di scrivergli i discorsi. Fu quello il primo dei buoni uffici che Plotina mi rese. Ci riuscì benissimo, dato che avevo l'abitudine a quel genere di cortigianerie. Al tempo dei miei difficili inizi avevo redatto spesso per qualche senatore, a corto di idee o di frasi tornite, orazioni di cui finivano per credersi autori. A lavorare allo stesso modo per Traiano provavo un piacere esattamente identico a quello che mi avevano dato adolescente gli esercizi di retorica. Solo nella mia camera, mentre ne provavo gli effetti allo specchio, mi sentivo imperatore. Se vogliamo, imparavo ad esserlo. Audaci di cui non mi sarei creduto capace diventavano agevoli quando avrebbe dovuto addossarsele un altro. Presi familiarità col pensiero dell'imperatore, semplice ma disarticolato e perciò oscuro, illudevo di conoscerlo meglio di quel che non si conoscesse lui stesso. Mi piaceva scimmiottare lo stile militare del capo, udirlo in senato pronunciare frasi che sembravano tipicamente sue e di cui ero io il solo responsabile. Altre volte, se Traiano restava in camera, ebbi l'incarico di leggere io stesso quei discorsi, dei quali egli non prendeva nemmeno più visione, e il mio modo di pronunciarli, impeccabili ormai, faceva onore alle lezioni dell'attore tragico Olimpio. Queste funzioni quasi segrete mi valsero l'intimità dell'imperatore, persino la sua fiducia, ma l'antica antipatia perdurava. Essa aveva ceduto momentaneamente al piacere che prova un principe, ormai da avanti negli anni, a vedere un giovane del suo stesso sangue iniziare una carriera che egli immagina con qualche ingenuità destinata a continuare la sua. Ma quell'entusiasmo forse non avrebbe zampillato tanto alto sul campo di battaglia se non si fosse aperto faticosamente il varco attraverso molteplici strati di diffidenza.
L'imperatore detestava distinto i subalterni indispensabili. Sarebbe stato più disposto a comprendere da parte mia un misto di zelo e di irregolarità nel servizio. A furia d'essere irreprensibile, gli apparivo quasi sospetto. Lo si poté constatare quando l'imperatrice credette di giovare alla mia carriera combinandomi un matrimonio con la nipote di Traiano. Traiano vi si oppose ostinatamente, adducendo la mia mancanza di virtù domestiche, la giovinezza estrema della fanciulla e persino quelle storie di debiti ormai lontane. L'imperatrice si ostinò e mi ci misi di puntiglio anch'io. A quell'età Sabina non era completamente sprovvista di fascino. Questo matrimonio, benché temperato da una lontananza quasi continua, in seguito ha rappresentato per me una tale fonte di irritazioni e di fastidi che mi costa uno sforzo ricordare che fu un trionfo per un ambizioso ventottenne qual ero io. Ero più che mai di famiglia, fui costretto più o meno a viverci, ma tutto mi spiaceva in quell'ambiente, salvo il bel viso di Plotina. Le comparse spagnole, i cugini di provincia abbondavano alla mensa imperiale, così come li ritrovai più tardi ai pranzi di mia moglie, durante i miei rari soggiorni a Roma. E non dirò neppure che li ritrovai invecchiati, perché sembravano centenari già a quel tempo. Esalava da costoro una saggezza ottusa, una specie di prudenza irrancidita. La vita dell'imperatore era trascorsa quasi tutta alle armi, conosceva Roma infinitamente meno bene di me, metteva un lodevole impegno a circondarsi di tutto ciò che l'urbe gli offriva di meglio o che gli veniva presentato per tale. Il gruppo ufficiale degli intimi si componeva di uomini rispettabili per dignità e onorabilità, ma di cultura un po' goffa, di filosofia senza consistenza, che non si spingeva al fondo delle cose. Non m'è mai molto andata a genio l'amabilità affettata di Plinio. L'inflessibilità sublime di Tacito mi pareva racchiudere una visione del mondo da repubblicano reazionario, fermo all'epoca della morte di Cesare. I veri intimi erano di una volgarità disgustosa, il che per il momento mi evitò di correre ancora dei rischi. Usavo però la cortesia indispensabile verso tutte quelle persone tanto diverse, deferente verso gli uni, compiacente verso gli altri, triviale quando occorreva, abile ma non troppo. La versatilità m'era necessaria. Ero multiforme per calcolo, incostante per gioco. Camminavo su un filo. I corsi che avrei dovuto seguire non erano quelli di un attore, ma di un acrobata. Ringrazio Eleonora e passo subito la parola alla professoressa. Grazie. E sono veramente felicissima di essere qui e ho deciso per questa commemorazione di parlare di un'opera che è stata scritta nel 1942 in America, nel momento in cui Margherita Hofsnarr si sposta dall'Italia verso l'America, dove soggiornerà poi per il resto della sua vita, con varie incursioni appunto nei territori europei. La Sirenetta, la Petite Sirène in francese, riprende la favola di Andersen, la riprende come opera teatrale ed è sicuramente un'opera che è nata qui, in questo territorio campano tra Capri e Sorrento, proprio negli anni in cui lei scriveva Il Colpo di Grazia. Sappiamo che Il Colpo di Grazia è del 38, quindi di 4 anni precedente. Perché un'autrice così seria, così profonda come Margherita Hofsnarr si rivolge proprio a una favola come quella di Andersen? Perché questa favola racconta l'impossibilità di vivere la propria condizione, l'impossibilità di vivere l'amore. Tema che Margherita Hofsnarr aveva già dolorosamente trattato in un'altra opera precedente degli anni 30, che era appunto Fuochi, in cui cos'è che interessa la Hofsnarr in particolare? Interessa la metamorfosi. Sappiamo tutti la storia della Sirenetta, diventata poi anche film in Walt Disney, in cui noi abbiamo le sirene divoratrici di esseri umani che trascinano gli esseri umani negli abissi, ma questa petite sirena si è assolutamente convinta
convertita, possiamo dire, a una dimensione terrestre, vuole entrare nella dimensione nella dimensione dell'umano, uscire da quell'abisso acquatico per incontrare quella che lei non sa essere ancora la pesantezza della terra. Ha visto da lontano, in questi salti che le sirene fanno come delfini o come balene, un principe, e di questo principe si è perdutamente innamorata. E nel momento in cui arriva nel fondo degli abissi la sorcière, la strega dei mari, temuta da tutte le sirene perché a sua volta divoratrice di sirene, la sirenetta la incontra perché non ha paura, il suo cuore è già divorato, non chiede a questa strega la possibilità di potersi mutare in essere umano, perdere la sua coda per diventare donna. Il sacrificio che le viene chiesto è terribile, il sacrificio è quello della sua voce, quindi rinunciare a poter parlare, rinunciare a poter dire il suo amore e la propria condizione, rischiando quindi di non essere compresa, di non riuscire a incontrare, a farsi comprendere da questo principe. Ovviamente siamo nel 42, quando l'opera esce, il tema della tragedia che incombe anche sull'Europa è forte, il tema della guerra, l'incapacità anche di dire le cose, quindi il tema del non detto, dell'impossibilità di parlare è un tema che è molto sentito in quel periodo, ma è sentito dalla Jorsnar anche a un livello più intimo, perché è quello della propria condizione di donna che non si sente donna come vorrebbe essere lei. Ecco che diciamo in questa metamorfosi che avviene attraverso un rito cruento, e pensiamo oggi anche alla tematica della fluidità di genere e delle persone che cambiano anche sesso, quanto questo percorso sia doloroso, ecco, la Jorsnar lo anticipa già nella sua sirenetta. Il rito di perdita della coda e la trasformazione in gambe avviene attraverso un rito dolorosissimo e cruento, e nel momento in cui la sirenetta approda sulla terra e incontra finalmente il principe, viene scambiata per una donna di malaffare, viene scambiata per qualcuno che è stato rapito, insomma non riesce a far conoscere la sua reale identità. E la Jorsnar ha scelto questa volta la forma del teatro e non del racconto, proprio per sottolineare l'impossibilità di questa parola, scusatemi, che viene sostituita da un gesto. Alla fine la sirenetta accompagnerà il principe in quello che è il suo viaggio di nozze, il viaggio che farà per conoscere la donna che gli è destinata, la principessa di Norvegia, che lui non vorrebbe sposare perché non vorrebbe rinunciare alla sua vita. Questo principe che è anche lui un uomo diviso tra un sentimento poetico e un sentimento invece più prosaico, triviale. Quando incontra la principessa di Norvegia, ecco che lui rinuncia a quella poesia che gli ispirava la sirenetta e si dedica completamente a un tipo di vita prosaica, e la sirenetta viene assolutamente accantonata. Ed ecco che, non trovando una sua collocazione, intervengono le sue, chiamiamole sorelle degli abissi, le sirene, che la incitano a uccidere il principe e la sua sposa per vendicarsi, per compiere un atto negativo, per compiere quel rito, questa volta sulla terra, che le sirene compiono nei confronti degli esseri umani. Ma la sirenetta, che ha sperimentato la vita degli abissi, che è una vita crudele, crudele nei confronti degli altri, una vita, possiamo dire, senza morale, ha sperimentato quanto il mondo terreno sia appunto pesante,
e triviale, ascolta invece un altro canto, il canto degli uccelli angeli che la portano da questa terra e mare, la portano verso le profondità cristalline del cielo e quindi la portano in una dimensione, possiamo dire, di sublimazione, e in cui appunto possiamo leggere quello che sarà il futuro ancora di scrittrice della Yosnar, per cui la sua voce sarà appunto una voce aerea, una voce che parlerà all'universale. E se siamo ancora oggi qui a ricordarla è perché è riuscita a toccare queste corde nel tempo. Vi ringrazio. Grazie. Siamo chiusi. Passiamo la parola a Eleonora Di Maio per terminare da memoria di Adriano queste sue letture. Grazie. Grazie. Questa volta mi attarderò dei passaggi che rappresentano l'imperatore nel momento, diciamo, della sua vita amorosa, anche perché reputo che anche grandi uomini si possono leggere, credo che la professoressa sarà d'accordo con me, nella loro vita amorosa, percorrendo alcuni tratti si può capire anche meglio il personaggio, in questo caso l'imperatore, e anche il pensiero della Yosnar. In quell'epoca mi si rimproverò qualche adulterio con le patrizie. Due o tre di questi legami tanto biasimati durarono più o meno sino agli inizi del mio principato. Roma, incline alla dissolutezza, non ha mai approvato l'amore in coloro che governano. Ne hanno saputo qualcosa Marcantonio e Tito. Le mie avventure erano più modeste, ma dati i costumi che abbiamo, non vedo come avrebbe fatto altrimenti a entrare in intimità con le donne un uomo che le cortigiane hanno disgustato sempre e che era già seccato a morte del matrimonio. I miei nemici, primo tra tutti quel detestabile Serviano, il mio vecchio cognato, al quale l'avere 30 anni più di me consentiva di usarmi le sollecitudini del pedagogo unitamente a quelle della spia, pretendevano che in quegli amori c'entrassero ambizione e curiosità più della passione vera e propria, che l'intimità con le mogli mi introduceva poco a poco nei segreti politici dei mariti e che le confidenze degli amanti equivalevano per me ai rapporti di polizia di cui mi dilettai in seguito. È ben vero che ogni legame di qualche durata finiva per procurarmi quasi inevitabilmente l'amicizia di un marito gracile o corpulento, pretenzioso o timido, quasi sempre cieco, ma per solito ne cavavo scarso diletto e meno ancora profitto. Anzi, devo pur confessare che certi racconti indiscreti che le mie amanti mi sussurravano nel talamo finivano per destare in me una simpatia per quei mariti, tanto derisi e così incompresi. Quei legami piacevoli, se con donne esperte, diventavano conturbanti se erano belle. Studiavo le arti, mi familiarizzavo con le statue, imparavo a conoscere meglio la Venere di Cnido o la Leda tremante sotto il peso del cigno. Era il mondo di Tibullo e di Properzio, malinconia, ardori un po' manierati, ma che stordivano come una melodia frigia, baci furtivi sulle scale, sciarpe fluttuanti sui seni, commiati all'alba e setti di fiori lasciati sulle soglie. Di quelle donne ignoravo quasi tutto. La parte che mi donavano della loro esistenza stava tra due porte socchiuse. L'amore di cui parlavano continuamente, a volte mi sembrava fatuo, come una delle loro ghirlande, un gioiello alla moda, un accessorio costoso e fragile. Sospettavo che si dessero la passione insieme al rossetto. La mia vita non era meno misteriosa per loro e non desideravano affatto conoscerla, preferivano sognarla a modo loro. Finivo per comprendere che lo spirito del gioco esigeva quei travestimenti incessanti, quegli eccessi nelle confessioni e nei rimproveri, quel piacere a volte ostentato e a volte dissimulato, quegli incontri studiati come figure di danza. Persino nei bisticci si attendeva da me una risposta già prevista e la bella in lacrime si torceva le mani come sulla scena. Ho pensato spesso che coloro che amano appassionatamente le donne sono sedotti dal tempio e dal rituale del culto
quanto dalla dea in persona. Si dilettano delle dita arrossate dall'ennè, dei profumi, dei mille accorgimenti che danno risalto alla bellezza e a volte la costruiscono per intero. Idoli teneri, assai diversi dalle grandi femmine barbare o dalle nostre contadine massicce e dure. Esse nascevano dalle volute dorate delle grandi città, dalle arti del tintore o dal vapore rorido delle terme, come Venere da quello dei frutti greci. Si stentava a dissociarle dalla dolcezza febbrile di certe serate d'Antiochia, dall'eccitazione delle mattinate romane, dai nomi famosi che portavano, da quel lusso di cui l'ultima trovata era dimostrarsi nude, ma mai senza gioielli. Avrei desiderato molto di più, la creatura umana spoglia, sola con se stessa, come a volte bisognava bene che fosse, per una malattia, o dopo la morte del primo figlio, o quando allo specchio appare la prima ruga. Un uomo che legge, o che pensa, o che fa calcoli, appartiene alla specie, non al sesso. Nei suoi momenti migliori sfugge persino al concetto dell'umano. Ma le mie amanti pareva si facessero una gloria di non pensare se non da donne. Lo spirito, l'anima che cercavo, non era anch'essa che un profumo. Doveva pure esserci qualche altra cosa, nascosto dietro una tenda, come il personaggio di una commedia, in attesa del momento propizio. Spiavo con curiosità i rumori di una casa sconosciuta, il suono particolare di un cicalare di donne, lo scoppio di una collera o di una risata, i mormorii di un'intimità, tutto quello che cessava quando si sapeva che ero lì. L'anno scorso, poco dopo la cospirazione nella quale Serviano ha finito per perdere la vita, una delle mie amanti d'altri tempi si è preso il disturbo di venire in villa per denunciarmi uno dei suoi generi. Non ho tenuto conto dell'accusa, che poteva derivare dal rancore di una suocera quanto dal desiderio d'essermi utile. Ma mi interessarono le sue lamentazioni. Si trattava soltanto, come in altri tempi, al tribunale delle successioni, di testamenti, di macchinazioni tenebrose tra parenti, di matrimoni inattesi o disgraziati. Ritrovavo la visuale limitata delle donne, il loro duro senso pratico, il loro cielo grigio non appena cessa di ridervi l'amore. Certe acrimonie, una specie di ruvida lealtà, m'hanno ricordato la mia insopportabile Sabina. I tratti del volto parevano appiattiti, sfatti, come se la mano del tempo fosse passata e ripassata brutalmente su una maschera di cera molle. Quel che per breve tempo avevo consentito a prendere per bellezza non era mai stato che un fiore di giovinezza effimera. Ma l'artificio regnava ancora, quel viso rugoso si serviva maldestramente del sorriso e ricordi di voluttà trascorse, se ce n'erano mai state, si erano per me cancellati del tutto. Restava uno scambio di frasi affabili che una creatura segnata come me dagli acciacchi e dall'età, la stessa benevolenza annoiata che avrei mostrato a una vecchia cugina spagnola, a una lontana anarbona. E vado avanti. E tuttavia, tra queste amanti, ce n'è almeno una che ho deliziosamente amata. Era al tempo stesso più delicata e più tenera e più dura delle altre. Quel suo torso esile e pieno faceva pensare a una canna. Mi è piaciuta sempre la bellezza delle capigliature, quell'onda serica e fluttuante. Ma nella maggior parte delle nostre donne le chiome sono torri, labirinti, barche o brovigli di vipere. La sua consentiva essere quel che mi piace che siano, il grappolo d'uva delle vendemmie, o un'ala, distesa sul dorso, appoggiando su di me la piccola testa altera, mi parlava dei suoi amori, con mirabile invericondia. Amavo in lei il furore e il distacco nel piacere, i gusti raffinati, la smania di tormentarsi l'anima. Sapevo che aveva dozzine d'amanti, ne perdeva il conto. Io non ero che una comparsa che non esigeva la fedeltà. Si era innamorata ad un danzatore chiamato Batilla, così bello da giustificare qualsiasi follia. Tra le mie braccia singhiozzava il suo nome, la mia approvazione la incoraggiava. In altri momenti quanto abbiamo riso insieme. Morì giovane in un'isola malsana dove l'aveva esiliata la famiglia
in seguito a un divorzio che fece scandalo. Me ne rallegro per lei, perché aveva paura di invecchiare, ma ho un sentimento che non proviamo mai verso coloro che abbiamo veramente amato. Aveva bisogno di somme enormi. Un giorno mi chiese di prestarle 100.000 sesterzi, glieli portai l'indomani. Sedette in terra, nitida come la figuretta di una giocatrice di dadi, vuotò il sacco sull'impiantito e si mise a dividere in mucchietti quel cumulo lucente. Sapevo che per lei, come per tutti noi prodighi, quei pezzi d'oro non erano monete di zecca segnate dalla testa di un Cesare, ma una materia magica, un danaro personale battuto sull'effigie di una chimera, al conio del danzatore Batilla. Io non esistevo più. Era sola, quasi brutta, con la fronte aggrottata, in una indifferenza incantevole per la propria bellezza. Faceva e rifaceva sulle dita, con una smorfia da scolaretta, le addizioni difficili. Non mi piacque mai tanto come quel giorno. Poi andrei direttamente al grande amore dell'imperatore Adriano, Antino. Microfono. Antino, di cui ho colto solamente due passaggi molto brevi, che sono riflessioni seguite al suicidio di questo giovane, che logicamente ha atterrato e atterrito l'imperatore Adriano. In un primo passaggio: se non ho detto ancora nulla di una bellezza così evidente, non bisogna credere che l'abbia fatto per una sorta di reticenza, il silenzio di un uomo avvinto in modo troppo totale. Ma i volti che noi cerchiamo disperatamente ci sfuggono, è sempre solo un istante. Ritrovo una testa reclina sotto una capigliatura disfatta dal sonno, degli occhi che le palpebre allungate facevano parere obliqui, un giovane viso come disteso. Quel tenero corpo si è modificato di continuo a guisa d'una pianta, e alcune di queste alterazioni sono imputabili all'opera del tempo. Il fanciullo mutava, si faceva grande, bastava una settimana di indolenza per intorpidirlo. Un pomeriggio di caccia gli rendeva la solidità, lo scatto dell'atleta. Un'ora di sole lo faceva mutare dal colore del gelsomino a quello del miele. Le gambe, un po' pesanti del puledro, si andavano man mano allungando. La gota perdeva la delicata rotondità infantile, si incavava leggermente sotto lo zigomo sporgente. Il torace, gonfio d'aria del giovane corridore allo stadio lungo, assumeva le curve lisce e pulite d'un seno di baccante. Il broncio delle labbra si impregnava d'una amarezza ardente, d'una sazietà triste. In verità quel volto mutava, come se ogni notte e ogni giorno io lo avessi scolpito. Quando mi volgo indietro a quegli anni, mi sembra di ritrovare l'età dell'oro. Secondo passaggio. Tutto crollò attorno a me, tutto sembrò spegnersi. Zeus Olimpico, il padrone di tutte le cose, il salvatore del mondo, precipitò. Non vi fu più che un uomo dai capelli grigi che singhiozzava sul ponte di una barca. Due giorni dopo, Ermogene riuscì a farmi pensare alle esequie. I riti di sacrificio di cui Antino aveva voluto circondare la sua fine ci indicavano una sola via da seguire. Non era certo un caso se l'ora e il giorno di quella morte coincidevano con quelli in cui Osiris scende nella tomba. Mi recai a Ermopoli, sull'altra riva, dagli imbalsamatori. Ad Alessandria avevo visto all'opera i loro colleghi, sapevo quali oltraggi stavo per infliggere a quel corpo. Ma è orrendo anche il fuoco, che brucia e carbonizza quella carne che fu amata, e anche la terra dove i morti imputridiscono. La traversata fu breve, accucciato in un angolo della cabina di poppa, Euforione salmodiava con voce sommessa, non so quale funebre lamentela africana. Quel canto rauco e soffocato mi sembrava quasi il mio stesso pianto. Trasportammo il morto in una sala, lavata con acque copiose, che mi ricordava la clinica di Satiro. Aiutai il modellatore a ungere d'olio quel volto caro, prima di applicarvi la cera. Tutte le metafore ritrovavano un senso. Ho tenuto quel cuore tra le mani.
Quando lo lasciai, il corpo vuoto non era più che una preparazione anatomica, il primo stadio di un capolavoro atroce, una sostanza preziosa trattata con sale e mirra ben conservata, che l'aria e il sole non toccherebbero mai più. I proprietari dell'Hotel Sirene per questa opportunità che ci danno tutti gli anni, a ricordare Elsa Russo e Giovanni Russo, la famiglia Maresca, la famiglia Porlio, me ne dimentico una di famiglia, e la famiglia Preda. Ma specialmente vorrei ringraziare Tonino Maresca, che ogni volta è così disponibile con noi, tutti gli addetti dell'Hotel Sirene che lavorano qui, che sono gentilissimi e che un ruolo importante anche hanno nell'organizzazione di tutto questo. E vi do appuntamento al prossimo anno, alla prossima manifestazione e commemorazione che terremo di Margherita Jursenar, nella speranza che potremmo anche realizzare quella su Andrei Gide, che non è male. Grazie mille, arrivederci.